Come sapete, leggiamo oggi il canto 12 del Purgatorio. Come il nostro solito, lo leggiamo tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare. Facciamo una pausa più o meno a metà, del canto, durante la quale vi prego di inviarvi le vostre domande sulla chat e poi riprendiamo. Di pari come buoi che vanno al giogo, andava io con quell'anima carca, finché il soffersi il dolce pedagogo. Ma quando disse, lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pinge la sua barca, dritto sì come andar volsi, rifemmi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero e chinati e scemi. Io m'era mosso e seguì a volentieri del mio maestro i passi, e amendue già mostravam come eravam leggeri. Ed el mi disse, volgi gli occhi in due, buon ti sarà per tranquillar la via, veder lo letto delle piante tue. Come perché di lor memoria sia, sopra i sepolti le tombe terragne, portan segnato quel ch'elli eran pria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo ai pii dà delle calcagne, sì vid'io lì, ma di miglior sembianza, secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più che altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender dal nullato. Vedea Briareo fitto dal telo, celestial giacer dall'altra parte, grave alla terra per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, armati ancora intorno al padre loro, mirar le membra dei giganti sparte. Vedea Nembrota ai piedi del gran lavoro, quasi smarrito, e riguardar le genti che insenar con lui superbi fuoro. O Niobe, con che occhi dolenti vedea io te segnato in sulla strada tra sette e sette tuoi figlioli spenti. O Saul, come in sulla propria spada qui vi parevi, morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada. O folle Aradne, sì vedea io te già mezza ragna, triste in sugli stracci dell'opera che mal per te si fe. O Roboam, già non par che minacci qui il tuo segno, ma pien di spavento nel porto un carro senza che altri il cacci. Mostrava ancor lo duro pavimento, come Almeona sua madre fe caro parer lo sventurato adornamento. Mostrava come i figli si gittaro sopra Sennacherib dentro dal tempio, e come morto lui qui vi lasciaro. Mostrava la ruina il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro, sangue si pisti e io di sangue tempio. Mostrava come rotta si fu giro gli Assiri poi che fu morto Loferne e anche le reliquie del martiro. Vedeva Troia in ceneri in caverne o Ilion come te basso e vile, mostrava il segno che lì si discerne. Qual di pennel fu maestro o di stile che ritraesse l'ombre e tratti chivi mirar farieno un genio sottile? Morti li morti, e i vivi parean vivi. Non vide mei di me chi vide il vero, quant'io cancai, finché chinato givi. Or superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentiero. Più era già da noi del monte volto e del cammin del sole assai più speso che non stimava l'animo non sciolto, quando colui che sempre innanzi atteso andava cominciò, drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi, vedi che torna dal servigio del dì, l'ancella sesta. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sicché i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Io era ben del suo ammonir uso, pur di non perder tempo, sicché in quella materia non potea parlar chiuso.
A noi venia la creatura bella, bianco vestito, nella faccia quale far tremolando, mattutina stella. Le braccia aperse, indi aperse l'aio. Disse: venite, qui son presso i gradi e agevolmente omai si sale. A questo invito venion molto radi. O gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Menoccio ve la roccia era tagliata, qui vi batté l'ali por la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra, per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubiconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si ferma a pietade, che era sicuro il quaderno e la doga. Così s'allenta la ripa che cade, quivi ben ratta dall'altro girone, ma quince quindi l'alta pietra rade. Noi volgendo ivi le nostre persone, beati paupere spiriti, voci cantaron sì, che non diria sermone. Ai quanto son diverse quelle foci dall'infernali, che quivi per canti sempre laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi, ed esser mi parea troppo più lieve che per lo piano mi parea davanti. Ond'io, maestro, di qualcosa greve arrivata a sé da me che nulla quasi per me fatica andando si riceve? Rispose, quando i picche son rimasi ancor nel volto tuo pressoché spinti, saranno, come il lungo, il tutto rasi, fierli tuoi piedi al buon volersi vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser suppinti. Allor feci io come color che vanno, con cosa in capo non da lor saputa, se non che cenni altrui sospecciar fanno, perché la mano ad accertar s'aiuta e cerche tuove quell'ufficio adempie che non si può fornir per la veduta. E con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise quel dalle chiavi a me sopra le tempie, a che guardando il mio duca sorrise. Allora, ricordate che la settimana scorsa abbiamo letto il canto centrale di questi tre dedicati alla Superbia nel Purgatorio, questo è l'ultimo appunto. Nel primo, ricordiamo, Dante aveva visto ed è scritto come scrittore gli altorilievi che rappresentavano sul muro della montagna esempi della virtù opposta alla superbia che si sta purgando in quella cornice, cioè di umiltà. Tratti sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento, con l'esempio aggiunto, un po' strano ma che si confermerà in Paradiso, di una leggenda dell'imperatore Traiano. E quindi abbiamo notato come nel Purgatorio, e questo sarà una regola in tutto il libro, che trasmette una regola in realtà del regno del purgatorio, secondo cui più o prima di far vedere la punizione di queste anime, gli esempi del peccato punito che loro stanno cercando di far uscire da sé, si notano gli stimoli positivi verso la virtù opposta. Poi nel canto undicesimo, abbiamo letto l'incontro di Dante con Oderisi da Gubbio, gli esempi di questi tre tipi di superbia, uno dei quali chiaramente identificabile con quello di Dante stesso, visto che c'era una terzina, vi ricordate, a proposito della vana gloria dell'arte, della poesia, che implicava Dante stesso come quello che succederà Guido Cavalcanti e Guido Guanizelli nella fama poetica. Adesso in questo canto dodicesimo, come forse avrete capito dalla prima lettura, Dante descriverà i disegni
che sono sul pavimento della cornice e che tutti questi peccatori penitenti vanno calpestando e per forza guardando, visto che hanno la vista in basso, data la posizione cui sono costretti per il peso delle pietre che portano, tutti esempi di superbia punita, tratta, come vedremo, dalla storia classica e, e dall'Antico Testamento. Allora, ricordiamo anche, abbiamo notato sia dalla posizione di Dante che accompagna, diciamo, il chinarsi delle anime, sia per la sua dichiarazione esplicita nei confronti di Oderisi da Gubbio, quando gli dice tu mi appiani un grande gonfiore, un grande tumore, che questa è chiaramente la cornice che più preoccupa Dante, che più si identifica con il suo peccato. L'inizio di questo canto dodicesimo appunto rinforza quest'idea. Di pari, come voi che vanno al giogo, mandava io con quell'anima carca finché il soffersi il dolce pedagogo. Cioè, in parallelo, proprio a pari, come due buoi che hanno lo stesso giogo, me ne andavo io insieme a quell'anima carca, quella di Oderisi da Gubbio, finché Virgilio, il dolce pedagogo, lo tollerò. Evidentemente Dante ha rallentato il passo per poter parlare con quest'anima che è carica, invece Dante questo peso non ce l'ha, almeno per ora. E allora Virgilio a un certo punto, come il suo solito, gli mette un po' di fretta. Verso 4, ma quando disse lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pinger sua barca, dritto siccome andar volsi i fermi con la persona, avvegna che i pensieri mi rimanessero e chinati e scemi. Allora, ma quando Virgilio disse lascia lui e passa avanti, già che qui è buono tutto quello che si può con le ali e con i remi spingere ognuno la propria barca. Cioè Virgilio si serve della metafora di una barca che deve essere trascinata in mare con tutte le forze possibili che ognuno ha, sia con le ali, no, le vele e con i remi, e quindi indica a Dante di andare più veloce. Quando Virgilio disse questo a Dante, Dante al verso settimo si rifece, no? Rifemmi, rifecimi così dritto come si vuole per andare con la persona, quindi cioè si mette dritto nel corpo per riprendere la camminata normale, nonostante avvegna che i pensieri mi rimanessero chinati e scemi. E cioè, nonostante con il pensiero io continuassi a chinare l'animo. Quindi Dante con il corpo riacquista la verticalità richiesta per la camminata, ma confessa di rimanere con i pensieri già cominciando una penitenza che sa che lo attende quando dividerà il suo corpo dall'anima. Io m'era mosso e seguia volontieri del mio maestro i passi, quindi io mi ero già mosso, avevo riacquistato la velocità della camminata normale e seguivo volentieri i passi di Virgilio e tutti e due già mostravamo come eravamo leggeri. Quindi a differenza di come camminavo prima, sia io che Virgilio avevamo già ripreso la velocità normale della camminata, che dimostrava che a differenza dei penitenti noi eravamo leggeri, non avevamo questi pesi sopra di noi. Questo contrasto che qui si stabilisce tra la leggerezza di Dante e la pesantezza delle anime che stanno caricando le pietre, vedremo che torna nell'ultimo episodio del canto, dove Dante appunto si riconosce particolarmente leggero e che con un'immagine di enorme leggerezza essa stessa il Dante poeta ce lo fa condividere.
Allora, Virgilio al verso 13, ed El mi disse, stavano già camminando normalmente, e Virgilio disse a Dante: volgi gli occhi in giue, buon ti sarà per tranquillar la via, veder lo letto delle piante tue. Dante stava camminando, non aveva notato che sul pavimento c'erano delle storie rappresentate, delle scene. E quindi Virgilio gli dice: rivolgi gli occhi in giù, ti sarà buono per intrattenere la strada, vedere che cosa stanno calpestando i tuoi piedi. E quando Dante vede queste immagini intagliate o disegnate, su questo non c'è un accordo degli interpreti, sul pavimento, li vede come alcuni disegni, come una sorta di fumetti o di vignetta che si facevano all'epoca nelle tombe, dove si ritrattava la persona morta facendo il proprio mestiere o quello che più lo caratterizzava in vita. E quindi al verso 16 fa appunto questa similitudine, come perché di loro memoria sia sopra i sepolti, le tombe terragne portan segnato quel che li eran pria. Allora, così come affinché ci sia memoria di loro sopra i sepolti, no? I morti sepolti, le tombe che sono in terra, portano disegnato quelli che egli, cioè che i morti, erano prima, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza che solo ai pii dà delle calcagne. Per cui lì, davanti alla tomba, molte volte si rimpiange per la puntura, no? Lo stimolo doloroso della rimembranza, del ricordo della persona viva, quando la vediamo nella tomba morta, puntura che solo dà delle calcagne ai i pii, cioè che solo quelli che sono pii pietosi soffrono per la rimembranza dei morti. In questo modo, cioè come i disegni sono nelle tombe a ricordare ciò che chi è nella tomba era, chi, che faceva chi era nella vita, così verso 22. Si vidi io lì, ma di miglior sembianza, secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Così vidi io lì, ma dal punto di vista dell'artificio, cioè della tecnica del disegno, molto migliori, di miglior sembianza, vidi io che era raffigurato tutto quello che avanza fuori dal monte, cioè la cornice, questa, diciamo, questa superficie che è tutta attorno alla montagna e che per quel che riguarda la prima cornice, quella dove appunto stiamo vedendo i penitenti di Superbia, è tutta disegnata per terra con scene di Superbia punita. Ora il paragone è molto interessante perché enfatizza l'importanza che ha la memoria dei peccati commessi per i penitenti. Cioè, in qualche modo, l'analogia suggerisce che i penitenti, vedendo questi esempi di superbia punita per terra e calpestandola, in qualche modo abbassandola, ricordano anche di che cosa si sono macchiati loro in vita. E questo ricordo è chiaramente di profitto perché alimenta la penitenza. Quindi vedete che il tipo di penitenza che Dante ha ideato per i penitenti del Purgatorio non è solo punizione fisica, ma è anche consapevolezza, ricordo e stimolo verso l'estremo opposto, in questo caso verso la virtù, cioè stimoli che non a caso sono più in alto e che quindi possono vedere un po' di scorcio le anime, e mentre calpestano gli esempi di coloro che li hanno preceduti nella superbia punita. Bene? Allora, al verso 25
inizia una serie di terzine che arriva fino al verso 63, che prima di leggerlo, di leggerle vi faccio notare che hanno una struttura particolare, che formano un acrostico. Cioè la terzina che inizia al verso 25 inizia con Vedea, così come anche le tre terzine successive, verso 28 Vedea, verso 31 Vedea, verso 34 Vedea. Poi al verso 37 inizia un'altra serie di quattro terzine che iniziano con la parola O, e lo, l'interiezione tipica del vocativo, o Niobe, o Saul, o Folle Aracne, o Roboam. E infine, dal verso 49 in poi, iniziano altre quattro terzine che iniziano con Mostrava, Mostrava verso 52, Mostrava verso 55, Mostrava verso 58. Queste tre parole, Vedeva, O e Mostrava, si riprendono tutte di seguito nella terzina finale di questa serie, che va dal verso 61 al 63. Vedeva Troia in cenere in caverna, o Ilion, come te basso e vile, mostrava il segno che lì si discerne. In quest'ultima ripresa di queste parole che precedevano, tutto di seguito, possiamo vedere scritto uom, la parola latina uomo, con la V come, diciamo, nella scrittura antica corrispondeva anche al suono vocalico o semivocalico, e quindi tutte queste scene che Dante come pellegrino vide rappresentate sul pavimento, lui come poeta le dispone per la nostra lettura conformando un acrostico che forma la parola uomo, il che è un modo molto grafico di dirci che la superbia è il peccato che più caratterizza l'umanità, non soltanto lui individualmente Dante, e cioè l'animale favorito di Dio, quello che Dio preferisce e al quale dà quindi il libero arbitrio, è quello che rischia di insupervirsi e di voler essere come Dio, non riconoscendo più il suo rapporto filiale con il creatore. In questo coincide, come vedrete, il primo degli esempi, che è quello di Lucifero, cioè il fatto di credere che la propria esistenza è del tutto autonoma, il fatto di non capire che siamo tutti figli, che potremmo anche, un uomo, una donna, possono anche non diventare padre o madre, ma figli lo siamo tutti. E quindi credere che abbiamo l'esistenza da noi stessi, questo è un peccato di superbia che per Dante e per il cristianesimo in genere è alla base di ogni altro peccato. Allora, leggiamo quali sono questi esempi. Queste sono terzine che, come al solito, diciamo, ci portano ad annotare, insomma, chi sono i personaggi, ma io vi invito, nonostante le interruzioni che per forza dobbiamo fare per chiarire chi è ogni personaggio, di cercare di apprezzare il dinamismo di questi disegni. Vi ricordate che nel canto decimo abbiamo notato l'estremo realismo delle immagini che Dante vede sul muro, che addirittura crede di star sentendo il profumo dell'incenso, ascoltando i dialoghi tra i personaggi. Qui quello che Dante vede sono sì immagini chiaramente statiche, ferme, ma che trovano proprio in mezzo alla situazione drammatica della superbia ogni personaggio. Vediamo nel primo, verso 25. Vedea colui che fu nobil creato più che altra creatura, giù dal cielo, folgoreggiando, scender dall'un lato. Questo chiaramente è Lucifero, il primo superbo della storia, l'angelo più bello che si ribellò contro Dio,
e lo vediamo in movimento. Colui che fu creato nobile, cioè la più nobile delle creature, io lo vedevo, dice Dante, scendere folgoreggiando a uno dei lati, quindi in movimento, nella sua caduta, che è appunto la conseguenza della sua superbia. La caduta di Lucifero nel centro della terra, come l'abbiamo visto, ficcato, insomma, nell'inferno. Cioè la creatura che era la più alta e diventò la più bassa di tutte come punizione della sua superbia. Qui è interessante, come è stato notato, che tutta questa serie di personaggi vanno da Lucifero fino a Troia, la città di Troia, vi ricordate che Virgilio ricorda, cioè cui Virgilio allude nel primo canto dell'Inferno come superbia, superba Ilion, cioè era diciamo tradizionale assegnare il peccato di superbia a Troia perché non ascoltò la profezia di Cassandra circa la distruzione imminente della città, e in qualche modo è come se il fatto che questi esempi che conformano la parola uomo e che quindi in qualche modo vanno, ripercorrono la storia dei grandi momenti di superbia, vanno da Lucifero fino a Troia, capovolgendo o mettendo nell'ordine dovuto quello che accade nell'inferno, dove Troia è ricordata fin dall'inizio, nel primo canto appunto a proposito della distruzione di Troia e la partenza di Enea verso il Lazio, in bocca di Virgilio nel primo canto dell'inferno, fino a Lucifero nell'ultimo canto. Qui invece si mette, diciamo, in ordine cronologico, perché ovviamente Lucifero peccò prima di Troia, e quindi di nuovo la serie della superbia va da Lucifero a Troia, ma nell'ordine dovuto. Allora, primo esempio, Lucifero. Secondo esempio, i soli personaggi dell'inferno che si potrebbero associare indubbiamente alla superbia, cioè i giganti. Vi ricordate che quando Dante sta per entrare nel nono ultimo cerchio, cioè Cocito, vede da lontano quello che gli sembrano torri, che sono tutti attorno a una città, e poi Virgilio gli fa capire che sono giganti, eh? Sono giganti che sono, diciamo, visibili dalla metà in su, perché le gambe ce le hanno sotto terra, diciamo, piccate sotto la terra, e che rappresentano probabilmente la superbia. Come infatti anche qua, verso 28, vedea Briareo fitto dal telo celestial giacere dall'altra parte rispetto a dove si vedeva Lucifero, grave alla terra per lo mortal gelo. Chiaramente Briareo è uno dei giganti che parteciparono alla gigantomachia. Dante prende dalla solita Tebaide di Stazio, anche dalle Metamorfosi di Ovidio, questo personaggio, e anche qua, così come Lucifero lo vedeva folgoreggiando mentre cadeva, qua lo vede trafitto dalla freccia celestiale, dal raggio di Giove, pesante, grave sulla terra a causa del gelo della morte. Di nuovo appare questo contrasto tra l'alto e il basso. Lucifero, che fu creato la più nobile delle creature, scende come un folgore, come un fulmine verso il centro della terra. Briareo, che aveva cercato con gli altri giganti di montare l'Olimpo, è pesante in terra, trafitto dal raggio di Giove. E sempre a proposito della gigantomachia che finì nella battaglia di Flegra, al verso 31, vedea Timbreo, Pallade e Marte,
dei figli di Giove, Timbreo e Apollo, è nominato così perché c'era in Timbra un tempio importante ad Apollo, quindi Palladio Atenea e Marte e Apollo, tre importantissimi figli di Giove, armati ancora intorno al padre loro, chiaramente a Giove, mirar le membra dei giganti Sparte. Anche qua, meravigliosa scena dove gli dei che hanno vinto, ma si erano spaventati dalla volontà dei giganti di prendere il sopravvento su di loro, ancora armati, appena finita la battaglia di Flegra, attorno a Giove, ammirando, guardando le membra sparte dei giganti che loro hanno distrutto, ma che sono ancora lì, in qualche modo ricordando la minaccia che vollero fare alla deità. Stupende queste pitture, le vorremmo vedere, veramente. E al verso 34. Così come vi ricordate, sempre nel cerchio, attorno al nono cerchio dell'inferno, erano i giganti della mitologia classica insieme a Nembrot, il costruttore della Torre di Babele. Anche qua è disegnato al verso 34 l'altra scena: vedea Nembrot a piè del gran lavoro quasi smarrito, e riguardar le genti che insennar con lui superbi fuoro. Cioè Nembrot, a piede della grande torre che avevano cercato di fare per arrivare al cielo, sempre il peccato di superbia, quasi smarrito, perché? Perché come punizione si diede la diversità delle lingue, riguardando le genti che furono superbe insieme a lui in Sennar, dove appunto si costruì la Torre di Babele, chiaramente la fonte di Genesi, vero? E al verso 37, di nuovo un esempio classico, si torna dall'esempio biblico. O Niobe, con che occhi dolenti vedea io te segnati in sulla strada tra sette tuoi figlioli spenti? Questo Dante lo prende dalle Metamorfosi di Ovidio. Niobe era la moglie del re di Tebe, Anfione, che aveva avuto 14 figli. Questi figli l'avevano così tanto insuperbita che aveva preteso che si facessero sacrifici a lei anziché a Leto, la quale insomma inviò Apollo e Diana ad uccidere i 14 figli di lei come punizione di questa superbia, e lei diventò statua dal dolore di questo. Quindi anche qui Dante quello che prende da Niobe è Niobe, questa madre superba, con occhi dolenti, quindi nello stadio precedente la metamorfosi, tra i suoi figli morti. Tremenda anche immagine della punizione della superbia. E al verso 40 si torna, come sempre si va alternando, dalla Bibbia agli esempi della mitologia classica. Al verso 40, Saul, cioè il primo re di Israele, vero? Come in sulla propria spada qui vi parevi morto in Gelboe, che poi non sentì pioggia né rugiada. Saul, come si racconta nell'Antico Testamento, fu abbandonato da Dio per la sua superbia, fu sconfitto dai Filistei a Gelboe e quindi si tolse la vita, diciamo, facendosi cadere sulla propria spada. E quest'ultimo verso 42, che poi non sentì pioggia né rugiada, ha come fonte il lamento di Davide, la lamentazione per la morte di Saul, dove prega che in quella terra non cada più pioggia né rugiada. E quindi
interpretato, diciamo, dai cristiani come una punizione divina della superbia, la sterilità della terra, a partire da quel peccato. E al verso 43 si torna a un esempio classico, folle aragne, si vede a Iotte già mezza ragna, triste in sugli stracci dell'opera che mal per te si fe. Questo di Aracne è meraviglioso perché lei è in mezzo alla metamorfosi. Cioè, Aracne era una tessitrice, no? Che aveva sfidato Minerva, talmente brava era nel tessere le tele, e che fu, per la sua superbia, trasformata in ragno. E la cosa meravigliosa è che quello che è rappresentato lì sul pavimento della prima cornice è la mezza donna, mezza ragno, in mezzo alla tela che stava tessendo. Al verso 46 si torna alla Bibbia, o Roboam, già non par che minacci qui il tuo segno, ma pien di spavento nel porto un carro senza che altri il cacci. Roboam fu il figlio di Salomone che, morto lui, minacciò il popolo di Israele di diventare più rigido nelle sue leggi, e allora subì una sublevazione dal parte del popolo, dal quale fuggì. Quindi ormai non lo si vede vincente con la bandiera, bensì fuggendo senza bisogno che nessuno lo cacci. Quindi questo è un sarcasmo di Dante, che lo vede quello che è stato così superbo come governatore, diciamo, come fugge in modo così, insomma, quasi direi vano, senza che nessuno lo cacci. E al verso 49, di questo mito abbiamo avuto modo di parlare nell'Inferno, mostrava ancora lo duro pavimento, cioè come scena successiva, come Almeon a sua madre fe caro parer lo sventurato adornamento. Allora qua, diciamo, il personaggio che si macchiò di superbia è la madre di Almeone, ed era anche la moglie di Anfiarao, che Erifile si chiamava. Il marito si era nascosto perché non voleva andare nella guerra contro Tebe, e lei si lasciò tentare da un regalo che gli è stato offerto, che era una collana che in realtà era... apparteneva alla deità, perché era una collana, insomma, di armonia, e quindi di una dea, e quindi in cambio di questa collana tradì il marito, che andò in guerra e morì in guerra, come si ricorda appunto nell'Inferno, e il fatto che si ricordi a proposito di Almeone come fece a sua madre caro parer la collana, cioè lo sventurato adornamento, è perché Almeone uccise la madre Erifile per vendicare il padre che era stato tradito da lei. E quindi vedete che lì è Erifile, quella superba, che volle avere una collana che in realtà non era, diciamo, fatta per uso da parte di donne umane, bensì dee. Infatti tutte le donne che portarono quella collana ebbero dei fini tragici, no? Come Giocasta, Semele. Perciò qui Dante al verso 51 lo chiama l'adornamento sventurato. Ancora un esempio biblico al verso 52 mostrava come i figli si gittarono sopra Sennacherib dentro dal tempio, e come morto lui cui vi lasciaro. Sennacherib era il re degli Assiri che si era preso delle beffe della fede di Ezechia nel Dio di Israele, e quindi il suo esercito fu fulminato da un angelo, ovviamente inviato dal cielo, per cui Sennacherib
fu ammazzato dai propri figli dentro il tempio. Questa è, diciamo, la punizione della sua superbia di essersi, insomma, di aver preso in giro la vera fede. Immediatamente al verso 55 mostrava la ruina e il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro: sangue si pisti e io di sangue tempio. Tamira è la regina degli sciti che si vendicò di Ciro, che gli fece Ciro aveva voluto, secondo la visione di Dante, impadronirsi di un impero universale. Infatti Dante ne parla anche nella Monarchia come di un peccato di superbia importante. E quindi lui fu decapitato, e lei si fece portare la testa dentro un odre di sangue, dicendogli quello che qui si dice al verso 57: avevi sete di sangue? Io ti riempo di sangue. Tremenda punizione. Ancora al verso 58 mostrava come in rotta si fuggirono gli Assiri, poiché fu morto Loferne e anche le reliquie del martiro. Cioè Loferne, il generale assirio molto superbo, che fu ammazzato da Giuditta durante l'assedio di Betulla, e che di nuovo appare fuggendo in rotta, cioè rovinato, come l'esercito degli Assiri dopo la morte del loro capo e anche le reliquie del martiro, cioè i corpi che lasciavano lì. Al verso 61 inizia la terzina che riunisce, come vi dicevo prima, le tre parole: vedeva, il o e mostrava. E come vi avevo annunciato, finisce la serie con Troia. Vedeva Troia in cenere e caverne, cioè già diventata cenere, già incendiata, e quello che era pieno di palazzi, ormai caverne. O il lione, la rocca sopra la quale era Troia, e quindi metonimicamente Troia stessa, come veniva nominata, dicevo prima, da Virgilio nel primo canto dell'Inferno, come te basso e vile, mostrava il segno che lì si discerne. Cioè Dante qui come scrittore si rivolge come vocativo a Ilion, come ti si vedeva lì, come quel segno, quel disegno per terra ti mostrava così basso e vile. E al verso 64 osserva il Dante scrittore, attraverso una domanda retorica, di nuovo, come aveva già fatto nel canto decimo a proposito degli altorilievi del muro, che quell'arte che lui vedeva in terra superava l'arte di qualunque umano, perché è arte divina, il che non è, diciamo, non sembra casuale come cornice al discorso di Oderisi da Gubbio circa il carattere effimero della fama degli artisti al mondo, questo contrasto con la perfezione e il carattere eterno dell'arte divina, vero? Sia nel canto decimo che in questo. E quindi Dante esclama al verso 64: qual di pennel fu maestro o di stile che ritraesse l'ombre e i tratti chivi mirar farieno in ingegno sottile? Cioè, chi fu il maestro che ritrasse queste ombre, questi tratti che farebbero ammirare anche un ingegno sottile, cioè un'intelligenza importante? E immediatamente, questo interessante, si specifica l'ammirevole di quest'arte proprio come realismo, come era successo anche nel canto decimo: morti li morti e i vivi parean vivi, non vide mai di me chi vidi il vero quant'io calcai finché chinato givi. Allora, i morti parevano morti, apparivano morti, e i vivi, vivi,
chi vide la verità di queste scene che erano ritratte lì non vide meglio di me. Importantissimo questo, perché vuol dire che la realtà che noi vediamo è comunque imperfetta in confronto con Dio da cui esce la realtà. E quindi l'arte divina rappresenta con lo stesso grado di realtà della realtà stessa che si può vedere in terra. Quindi Dante dice: chi vide queste scene veramente non li vide meglio di me, che le vide disegnate o scolpite da Dio stesso. Mentre io calcavo finché andai chinato, no? Camminai chinato. E immediatamente lo scrittore, in ricordo di queste scene terribili, terribili viste mentre era in purgatorio, esclama: or superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentero. Questa è un'espressione del Dante scrittore chiaramente ironica, per cui ha il significato opposto di quello che le parole dicono dal punto di vista letterale. Ora continuate ad andare superbi, superbite, e via col viso altero, cioè continuate con il viso alto, figlioli d'Eva, cioè discendenti dalla prima superba tra gli umani, vero? Perché Eva fu, insieme ad Adamo ovviamente, quella che non accettò il limite divino alla sua conoscenza. E non chinate il volto in modo che possiate vedere il vostro mal sentiero. Cioè, Dante in qualche modo qui fa una figura interessante, perché sta dicendo: se voi che siete superbi, anziché guardare in alto, come hanno fatto Lucifero, come ha fatto Eva, sapeste abbassare lo sguardo, vedreste la strada che state facendo, che è una strada di superbia, dove è dipinta appunto la superbia nei suoi casi esemplari, come lui li ha visti lì. Allora, visto che dal verso 73 inizia una seconda parte del canto, vi suggerisco di fare la pausa ora, durante la quale vi prego, se avete delle domande, di inviarle alla chat. Tra 5 minuti allora riprendiamo. Grazie. Molto. Quindi vediamo se riesco a rispondere a tutto. René domanda: Saul si è ucciso perché Dante lo trova nel purgatorio? No, non lo trova nel purgatorio, eh? È disegnato. Bene. Vorrei comprare il tuo libro della commedia. Mercato Libre, vi direi. Perché ve lo credo, se non sbaglio, che almeno dentro Buenos Aires ve lo invino a casa, eh? Oppure sì, credo che sia la cosa più facile. Qualcuno? Beh, qui ci sono diversi commenti, lo dico così magari qualcuno dell'istituto trasmette questo a chi diciamo spetta. Che c'è gente che non sta ricevendo il link, nonostante essersi iscritta per tempo. È una cosa che bisogna, insomma, controllare. Vi direi, perché io onestamente non so se qualcuno dell'istituto veda questa chat, per cui vi suggerirei di scrivere una mail all'Istituto Italiano di Cultura, va bene? Sì, se mi scrivono, mi mandano. Claudia, ci avevano detto che possiamo entrare sempre con lo stesso link, sì. Che non c'è bisogno di ricevere uno nuovo ogni giorno. Sì, grazie. Sì, questo lo so, sì. Ma siccome Eventbrite invia un avviso secondo cui a ogni iscritto arriverà il link, so che c'è gente che questa cosa non la sa e sta aspettando l'invito, quindi... A chi mi scrive io lo invio.
Sono Monica, mi presento. Grazie Monica. Sto facendo le veci della nostra Alice. Grazie mille. Comunque sarebbe, secondo me, al di là della tua gentilezza e disponibilità, secondo me è una cosa che Eventbrite deve risolvere. Sì, non abbiamo capito bene cosa succede, ogni volta ce n'è una. Addirittura sì. Questa settimana andava come esauriti i 300 coupons, che è impossibile, non lo sappiamo. Stiamo facendo delle ricerche con loro, ma vabbè. Va bene. Mi non me l'hanno data parola, la passate parola. Grazie, passate sì. Passate pure bisogna... parola e al limite scrivete la programmazione. Infatti, fate sapere che è sempre lo stesso link, comunque sì. Cercate di entrare così. È lo stesso sì. Link da un paio di mesi. Sì. Esatto. Maria Rosa fa di no, ma è così, perché io non mi scrivo, entro sempre con lo stesso link, quindi lo so che è così. Sì, ma oggi non ho potuto entrare con lo stesso link, mi ha rifiutato. Ma poi sei entrata probabilmente... Perché come mai sei qua? Com'è che hai fatto poi a risolvere? Perché ho chiesto a Eventbrite che non potevo entrare perché non mi avevano inviato il link alle 3 di pomeriggio, ho ricevuto... Ah, mannaggia! Ma forse avevi usato per sbaglio un link più vecchio ancora, perché io sto usando sempre lo stesso. Esatto, Claudia. Claudia, quando sono voluta, ho voluto prenotare il posto, Eventbrite mi ha detto no, è tutto completo, ma era lunedì quando l'ho fatto. Dunque oggi sono entrata con il link precedente, anche senza l'Eventbrite. Va bene. Questo è Eventbrite, fai capricci. Sì. Bene, intanto ringraziamo che esiste questa possibilità, perché altrimenti di questi tempi non potremmo nemmeno vederci per leggere Dante insieme. Poi a volte la tecnologia si complica un po', però insomma con questo link tutti voi che siete dentro qua oggi, anche se la settimana prossima non ricevete niente, provate a entrare con questo link di oggi, va bene? Che è lo stesso con cui entro io, per cui se io non entro... non entrerà nessuno. Ma neanche quindi... io. Certo, e neanche l'istituto. Va bene, vi lascio al proseguimento. Sì, buon grazie. Proseguimento. Juan Pablo domanda, dato che tutto ha un significato in Dante, mi piace questo atteggiamento, il fatto che siano 13 le scene che descrive ha un significato simbolico? Onestamente non lo so di preciso, sapete che c'è tutta questo filone esoterico della lettura di Dante che dà moltissima importanza agli aspetti numerici, ma è un filone che diciamo noi dantisti tradizionali che abbiamo avuto un'educazione accademica di solito non accogliamo tra le nostre interpretazioni. Messi così, diciamo, a improvvisare un'interpretazione, che spesso è quello che fanno gli esoterici, improvvisare sulla base, direi che il 13 è il numero dell'ultima cena e il 13 è Giuda, che è, diciamo, anche lui, sebbene, come sappiamo, il peccato specifico di Giuda è il tradimento, è chiaramente un peccato anche di superbia, intanto ribellione contro la deità, no? E quindi potremmo dire quello, però è un'invenzione che sto improvvisando, Buona esplicazione, grazie. Sì, ma non prendetela prendetela con cautela, perché è un'invenzione che ho improvvisato ora. In realtà sarebbe stato più prudente dire non lo so e basta. Martina domanda, perché Dante e Virgilio camminano più leggeri? Perché la via più leggeri, no? Perché la via del monte del Purgatorio è così, man mano che si sale è più facile. In realtà non ancora, perché loro sono ancora nella prima cornice, per cui non hanno ancora raggiunto un posto dove si senta questa diminuzione progressiva. La leggerezza a cui si fa riferimento all'inizio, al verso, mostravamo come eravamo leggeri, che verso è? Vediamo se lo trovo. Al verso 12,
è semplicemente una constatazione della velocità con la quale riescono a camminare in contrasto con la lentezza dei penitenti che, dovendo portare dei pesi, camminano chiaramente più lenti. Quindi è il senso di leggero nelle sue due accezioni. Leggero perché privi di peso e leggero perché veloce. Non ancora. Questo accadrà alla fine del canto, Martina. Adesso lo leggeremo, quello che tu dici. Tutte queste sono lamentele sul link. Ah, Santiago, che non so chi è, però domanda che cosa significa la parola vidia. Non è? Santiago, puoi parlare perché non capisco che cosa dice Strava. Santiago è lì? Strana, no? Sì, ma non lo so perché dice che la parola è strana. Non so. Vedea è il verbo vedere. Mostrava. Ah, no, mostrava. Vedea. Allora. Vede. Certo, allora, mostrava sono i versi, diciamo, le ultime quattro terzine, no? Che iniziano con mostrava. Mostrava ha come soggetto il pavimento, quindi è terza persona. Invece vedea, che inizia le quattro terzine che hanno inizio appunto al verso 25, sono prima persona. Io Dante vedevo, diremmo oggi. Solo che nell'italiano fino all'Ottocento la prima e la terza persona dell'imperfetto finivano in A. E quindi io vedeva. Si capisce ora? Non so se c'è Santiago. Non si capisce. Quindi io vedevo sarebbe la parafrasi. Invece mostrava è il pavimento, il soggetto, non io. Va bene? Bene, allora riprendiamo la lettura. Eravamo arrivati al verso 72, riprendiamo dal verso 73. Più era già per noi del Monte Volpe, del Cammin del Sole, assai più speso, che non stimava l'animo non sciolto, quando colui che sempre innanzi atteso andava, cominciò, drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Allora, da noi era stato percorso, volto, girato, una parte del cammino e il sole aveva speso molta più parte del suo cammino di quanto non stimasse l'animo non sciolto, cioè l'animo di Dante, che era del tutto assorto nel contemplare questi 13 disegni che sono per terra, non aveva avvertito il passaggio del tempo e la quantità di insomma, di strada che avevano fatto. Vi ricordate che a proposito della concentrazione che ebbe Dante durante il discorso di Manfredi, Dante come scrittore aveva notato quello che come dimostrazione dell'unità dell'animo, quando una delle facoltà è molto concentrata, le altre come se si addormentassero. In quel caso era il senso dell'udito. Invece in questo caso è la vista. Dante chiaramente sta seguendo diverse storie sul pavimento e ha camminato più di quanto non pensasse ed è passato più tempo, quindi il sole si è mosso più di quanto lui pensasse, quando Virgilio, che qui è nominato al verso 76 attraverso la perifrasi, colui che sta sempre facendo attenzione avanti, quindi prima di me, cominciò, drizza la testa, chiaramente Dante sta guardando verso il basso, i disegni che sono sul pavimento, non è più tempo di girsi sospeso, non è più l'ora, il tempo di continuare a camminare in questa sospensione dell'animo.
con questa, questo sguardo assorto. Vedi cola un angel che s'appresta per venire verso noi. Vedi che torna dal servigio del di l'ancella sesta. Allora, vedi là un angelo che in fretta viene verso di noi. Importantissimo questo come simbolo della volontà divina di accogliere i penitenti nella via della virtù. Cioè non è più come era, insomma, l'angelo guardiano, no? L'angelo portinaio del purgatorio che è seduto e che le anime devono, diciamo, devotamente lanciarsi ai suoi piedi, ma è un angelo che, come vede Dante e Virgilio, accorre per invitarli. E poi, come al solito, Virgilio nota che ormai è tardi. Vedi che torna dal suo servizio del giorno la serva sesta, no? Si prende la metafora classica secondo cui le ore sono le ancelle del giorno, l'ora sesta sono le 12, quindi è il mezzogiorno. Quindi Virgilio dice: ormai non guardare più queste scene, vedi l'angelo che si appresta per venire verso di noi, sono già le 12. E Virgilio continua dando delle indicazioni a Dante. Di reverenza il viso e gli atti adorna, sì che i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Cioè, adorna il tuo sguardo e i tuoi atti di reverenza, cioè nei confronti dell'angelo, in modo che lui, l'angelo, abbia il piacere, i diletti, il fatto di inviarci verso l'alto, in suso. Pensa che questo giorno non torna mai. Questo verbo raggiornare, con cui si chiude il verso 84, è una parola coniata da Dante per dire non diventa di nuovo giorno, non torna più come giorno nuovo. E finite le parole di Virgilio, il Dante scrittore aggiunge: io era ben del suo ammoniruso pur di non perdere tempo, sì che in quella materia non poteva parlarmi chiuso. Cioè, io ero ormai abituato dal suo ammonimento di non perdere tempo, sì che in quella materia era molto chiaro quello che mi diceva, non poteva parlarmi chiuso. E di nuovo, così come prima si è detto che l'angelo ha fretta di venire incontro ai penitenti, adesso vedete come al verso 88 e seguenti si enfatizza quest'idea della disponibilità estrema dell'angelo. A noi venia la creatura bella, bianco vestito e nella faccia quale par tremolando mattutina stella. Cioè, veniva verso di noi la creatura bella, cioè l'angelo. Vi ricordate che anche Lucifero è stato nominato come la creatura nobile creata, vero? Bianco vestito, cioè vestito tutto in bianco, e nella faccia come appare Venere, la stella matutina, tremolando, quindi con un folgore nella faccia che chiaramente sembra quello di una stella. E al verso 91: le braccia aperse e indi aperse l'ale, disse venite, venite. Allora, qui vedete la ripetizione del verbo aperse, no? Che implica l'apertura appunto dell'angelo che vuole accogliere i penitenti. Le braccia aperse e indi aperse l'ale, disse venite. Qui sono presso i gradi e agevolmente ormai si sale. Cioè, qui vicino ci sono dei gradini, quindi c'è una scala che permette di salire al girone successivo. E ormai, cioè da questo momento in poi, si sale agevolmente. Questo è molto importante perché riguarda il carattere gravissimo della superbia. Cioè il fatto che da questo momento in poi la salita sarà più facile rispetto di quanto non lo sia stata finora, perché i penitenti che raggiungono questa scala
hanno finito di levare da sé la superbia. Certo, il caso di Dante è straordinario, no? Perché Dante è vivo e lo sa che quando morirà dovrà tornare lì per molti secoli. Infatti nel canto prossimo questo si dirà esplicitamente. Però sapete che circostanzialmente, pur di, in un modo eccezionale, vedere Dio avendo ancora il corpo, deve pulirsi di ogni peccato per arrivare all'Eden in condizioni degne. Allora, l'angelo ha detto, da ora in poi si sale in un modo agevole. E immediatamente, al verso 94, come faranno anche i santi del paradiso, infatti gli angeli sono del paradiso, passa a confrontare la bellezza di uno stato, in questo caso l'agevolazione per salire, con qualche aspetto negativo del mondo. A questo invito vengono molto rati. O gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Cioè, a questo invito che sto facendo io a voi, dice l'angelo, di venire e di continuare la salita, vengono molto di rado. Quindi un invito, diciamo, accettato da pochi. O gente umana, nata per volar su. Riprende un po' l'immagine dell'angelica farfalla che abbiamo letto due canti fa. Perché cadi, cioè rivolgi verso il basso la tua spinta per così poco tempo, poco vento? Vi ricordate che il vento nel canto precedente era stato usato come metafora per indicare la fama, no? La fama è un filo di vento che cambia nome a seconda della direzione che prende. E quindi l'angelo suggerisce che la tentazione della fama, che è una tentazione superba, riesce ad abbassare anche un animale fatto da Dio per volare su in alto. E finite queste parole dell'angelo, al verso 97 riprende la narrazione in Dante poeta, Menoccio ove la roccia era tagliata. Allora ci portò laddove la roccia era tagliata, no? La pietra aveva una fessura. Quivi mi batté l'ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Lì mi passò l'ala, le ali di angelo, mi svolazzò per la fronte e poi mi promise che la nostra andata più in alto sarebbe stata sicura. E al verso 100, con mia man destra, per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si fero ad età de che era sicuro il quaderno e la doga, così s'allenta la ripa che cade, quivi ben ratta dall'altro girone, ma quince quindi l'alta pietra rade. Allora Dante qui fa un paragone, quello che vuole indicare è che la salita è, diciamo, interrotta, questa ripidezza che ha sempre, è interrotta da degli scalini, da una scala, e con la sua solita intenzione di avvicinare il paesaggio dell'aldilà a un posto noto dai lettori, paragona queste scale alle scale che a Firenze portano a San Miniato. E cioè, come a man destra, per salire il monte dove siede la chiesa che soggioga Firenze, cioè San Miniato. Firenze nominata attraverso la perifrasi la ben guidata sopra Rubaconte. Nel 1237, quando Rubaconte era nel governo della città, aveva fatto costruire un ponte sull'Arno, quando ancora, dice Dante, Firenze era ben guidata, in contrasto chiaramente con l'oggi della
della narrazione. Allora, come per andare a San Miniato si rompe l'ardita foga del montare, cioè l'alito stanco della salita, grazie alle scale, verso 104, a causa delle scale che si costruirono nell'epoca in cui ci si poteva fidare del quaderno e della doga, e cioè ai tempi appunto di Rubaconte, quando si costruirono queste scale, è sempre sottinteso che ora non ci si può fidare più a Firenze, né del, insomma, dei verbali del comune, né la doga era, diciamo, l'unità del sale che si usava per commerciare, di cui si diceva che il comune barasse. Allora, così come per interrompere la foga della salita, quando Firenze era buon guidata, si costruirono delle scale che permettevano di andare in alto verso San Miniato, così, verso 106, nello stesso modo, si allenta la ripa che cade, quindi diventa meno ristida la ripa, che cade quivi ben ratta dall'alto girone, cioè la salita normale, se non ci fossero le scale, sarebbero molto difficile perché molto ratte cadono. Però qualcuno, probabilmente Dio, ha costruito, come a Firenze, delle scale in mezzo, con la differenza, verso 108, che da una parte e dall'altro la pietra rade. Cioè è talmente stretta questa scala che coloro che salgono, diciamo, possono toccare con le due parti del corpo, la destra e la sinistra, le pareti. Va bene? Quindi è una salita, come ha detto l'angelo, più agevole, perché è una scala e quindi la si può percorrere tranquillamente, però è sempre stretta, perché, come ha detto l'angelo, molto di rado la gente accoglie questo invito. Scusate, interrompo un attimo perché vedo che c'è qualcosa sulla chat. Menocci vuol dire ci menò, cioè ci portò, ci condusse, come qua qualcuno spiega, grazie. Il verbo è menare, che oggi vuol dire picchiare, no? E invece in italiano antico voleva dire condurre, portare, il ci chiaramente noi, e in questo caso è con l'enclitico, ci menò, ci portò. Allora, al verso 109, Dante e Virgilio chiaramente si mettono a salire attraverso quelle scale, noi volgendo ivi le nostre persone, beati pauper spiritu, voci cantaron sì, che non diria sermone. Cioè, mentre noi rivolgevamo i nostri corpi verso quelle scale, alcune voci cantarono questa beatitudine, beati pauper spiritu, no? Presi come al solito dal Vangelo di Matteo, cioè beati i poveri di spirito, che poi chiaramente si conclude perché loro sarà il regno dei cieli, vero? Quindi i poveri di spirito che contrastano appunto con i superbi intellettuali. Ma questo canto, Dante dice che lo cantarono così alcune voci, che non lo potrebbe dire un discorso, un sermone. Cioè, questo è, diciamo, uno degli elementi che legano il Purgatorio al Paradiso, cioè il topos dell'ineffabile, di quello che il poeta non ha parole umane per descrivere, che nel Paradiso sarà anche come qua legato, tra l'altro, alla musica. Cioè la musica del Paradiso, come la musica anche delle anime che stanno cantando questa beatitudine evangelica, è di una bellezza tale che il Dante scrittore, ormai tornato al mondo,
non può dire con parole umane. E infatti, come al solito, quando non ha parole per dire qualcosa, cerca di sostituire o con una, diciamo, figura retorica o con una metafora. In questo caso, esclama Dante al verso 112, ahi quanto son diverse quelle foci dall'infernali che quivi per canti sempre laggiù per lamenti feroci. Siccome Dante sta arrivando alla seconda cornice, è la prima volta che in purgatorio sta come pellegrino, ha cambiato posto dalla prima cornice alla seconda, confronta questo passaggio con la discesa progressiva nei diversi cerchi dell'inferno ed esclama quanto sono diversi quei passaggi dai passaggi infernali, già che lì, cioè in purgatorio, si entra attraverso dei canti e laggiù nell'inferno attraverso lamenti feroci. Vi ricordate che quando leggevamo l'inferno notavamo che siccome l'inferno è buio e Dante non può vedere ogni nuovo cerchio, ogni nuova bolgia o girone, la prima informazione che aveva sempre nello scendere era uditiva ed erano sempre lamenti, pianti, guai, insulti. E qui dice, qui è incredibile perché quando si sale si sente la musica, la musica. Al verso 115, dopo questa esclamazione del Dante autore, riprende la narrazione. Già montavam su per gli scaglion santi ed esser mi parea troppo più lieve che per lo pian non mi parea davanti. Cioè io e Virgilio stavamo già salendo su per questi scalini santi, no? Questa scala che porta dal primo girone, dalla prima cornice alla seconda in mezzo alla montagna. E mi pareva, cioè mi sentivo molto più leggero, più lieve di quanto non mi sentissi prima camminando in un ripiano. Quindi chiaramente una cosa che attira l'attenzione del pellegrino, perché sa come buon mortale che quando si sale di solito è molto più pesante che non quando si cammina, diciamo, in orizzontale. Scusate che ho visto che ci sono delle cose sulla chat. Che vuol dire V115? Dice versi. Non ho capito? Sì, sembra. Ah, il verso 114, sì, l'antitesi tra la musica e i lamenti feroci, sì, esatto, grazie. Allora Dante ovviamente si sorprende di sentirsi così leggero mentre sta salendo una scala, mentre prima si sentiva pesante su un ripiano. E quindi domanda a Virgilio, al verso 118, ond'io maestro di... qualcosa greve levata se da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. Cioè per cui io, Dante, sorpreso da questa sensazione di leggerezza, domanda a Virgilio, dimmi maestro, che cosa così pesante mi è stata tolta, si è levata da me, che non ricevo praticamente fatica mentre cammino. Come mai? E allora Virgilio al verso 121 rispose, quando i picchi son rimasi ancora nel volto tuo pressoché spinti saranno come l'un del tutto rasi, fierli tuoi piedi dal buon voler si vinti che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser soppinti. Allora Virgilio, che non sottovaluta Dante, invece di spiegargli letteralmente l'accaduto,
gli annuncia finché Dante capisca che è successa una cosa che lui non ha notato, gli dice così: quando le lettere P, vi ricordate che quando è entrato Dante con la spada l'angelo portiere gli ha fatto 7 P sulla fronte, che significano i 7 peccati capitali, e che gli aveva detto fa sì che questi ricingi, cioè comportati in modo da far cicatrizzare questi P, gli aveva detto l'angelo, no? Allora Virgilio risponde a Dante, Dante gli ha appena domandato com'è che non sento quasi fatica, e Virgilio risponde: quando le lettere P che ti sono rimase ancora nel volto, quasi stinti, cioè quasi dileguati, quando saranno del tutto rasi come uno di loro, vedete che in una subordinata Virgilio dice a Dante: ti è stato già tolto il P che rappresentava la superbia, ecco perché ti senti così leggero. E questa superbia è così importante come radice di ogni altro peccato, che anche le 6 P che Dante ha ancora sulla fronte sono quasi estinte. Quindi, finita la superbia, si sono indeboliti tutti gli altri peccati. E quindi, però, Virgilio, anziché dirgli: ma non ti sei accorto che non hai più il P che corrisponde alla superbia? Lo dà per scontato dentro la formulazione. Gli dice: quando i P che sono rimasti ancora nel tuo volto, quasi estinti, saranno come uno di questi, del tutto rasi, i tuoi piedi saranno così vinti dal buon volere che non solo non sentiranno fatica, ma per loro sarà diletto essere spinti verso l'alto. Quindi gli sta dicendo: hai cominciato un percorso nel quale la cancellazione del peccato ti sta rendendo sempre più facile la salita. Quando arriverai, e questo succederà quando Dante sarà quasi nell'Eden, quando arriverai ad avere tutti i P del tutto scomparsi dalla tua fronte, i tuoi piedi sentiranno diletto, piacere del fare la strada verso l'alto. Quindi non sentirai più la forza di gravità, che simbolicamente è l'attrazione del male, è quello che impedisce che l'uomo voli verso Dio secondo il suo istinto. Va bene? Ma in mezzo a questo discorso di Virgilio, Dante ha capito che non ha più uno dei P nella fronte. E infatti come reagisce? È molto bella questa scena, perché per la prima volta, non a caso, vediamo Dante ingenuo come un bambino. Lo stesso Dante curioso, che domanda tutto, che vuole sapere tutto, che vuole dimostrare che ha capito tutto, qui è come, diciamo, bonariamente rassegnato ad essersi perso una cosa che Virgilio gli fa notare in un modo indiretto. Allora che fa Dante? Dice: allor feci io come color che vanno con cose in capo non da lor saputa, se non che i cenni altrui sospecciar fanno. Cioè, allora io mi comportai come quelli che portano qualcosa sulla testa e non lo sanno, se non che i gesti che si fanno gli altri o i cenni che fanno glielo fanno capire. Che fa uno se crede di avere qualcosa nella testa? Si tocca, perché chiaramente non può vedere. E Dante in questo caso si tocca la fronte, perché Virgilio gli ha appena detto: guarda che ti sono rimasti solo 6 P e anche questi molto dileguati. E allora il verso 130: perché la mano ad accertar s'aiuta e cerca e trova, e quell'ufficio adempie che non si può fornir con la veduta. Per cui la mano
si aiuta a rendere certo il sospetto che gli altri con i loro gesti hanno creato e cerca e trova e svolge quella funzione che la vista non può adempiere. E allora al verso 133, e con le dita della destra scempie, quindi aperte, trovai pur sei le lettere che incise quel dalle chiavi a me sopra le tempie. Cioè trovai che erano solo sei le lettere dalle sette che aveva inciso l'angelo della porta del purgatorio, cioè quello che aveva le chiavi, che mi aveva inciso sopra le tempie. Quindi Dante si tocca e conferma che effettivamente gli manca una di queste ferite. A che guardando il mio duca sorrise. Cioè guardando quello, Virgilio sorride della sorpresa di Dante, dell'ingenuità che Dante ha acquisito una volta levata da sé la superbia. Ora, vedete che attraverso questa scena meravigliosa, un'ennesima volta Dante ci dimostra quanto attento lui sta sempre come scrittore a seguire il punto di vista del personaggio. Perché noi, se riprendiamo la lettura del canto, come ognuno di noi dovrebbe fare, capiamo quando è capitata questa cosa. Facciamo la prova. Quando a Dante gli è stato raso uno dei picchi che aveva nella fronte, ma non l'ha capito? Che verso? Quando l'angelo le passa le ali per la fronte. Esattamente, sì. Brava. Il verso 98. Dante lo racconta come l'ha percepito, come personaggio. Ha percepito che gli passava le ali sulla fronte, ma non si era accorto che in quel momento era scomparso un P. E quindi non ce lo dice. Solo quando lui, attraverso questo dialogo con Virgilio, lo scopre, lo capiamo anche noi. E siamo costretti a tornare indietro per vedere, ma quando era capitato questo? È importante fare questo esercizio, perché una delle grandi difficoltà di questo libro sta nel fatto appunto che Dante non si mette mai nei panni di un narratore onnisciente. Sarebbe molto più facile da leggere il libro. Se Dante in quel momento, al verso 98, ci avesse detto e l'angelo con la sua ala mi tolse uno dei pi, ma io in quel momento non me ne accorsi, finché Virgilio non me lo spiegò dopo, che certo detto così suona orrendo, ma che è una cosa abbastanza comune nei narratori onniscienti, che ripongano l'informazione che loro hanno già, ma che come personaggio non avevano in quel momento. Dante non fa mai questo, perciò questo lo dobbiamo fare noi come lettori, perché Dante ci fa lavorare, ma ci fa lavorare non perché è un artificio fatto da uno scrittore moderno che dice ah io faccio il fico e adesso faccio sì che i miei lettori, no, lo fa perché è profondamente convinto che questo libro, per modificare l'anima di ogni lettore, perché questo è lo scopo, richiede di un lettore che si metta nei panni del pellegrino e che faccia lo sforzo di apprendimento che fece lui stesso quando andò nell'aldilà. Se lui spiegasse tutto a noi lettori, noi non faremmo l'esperienza dell'umiltà, l'umiltà di non aver capito, come Dante non ha capito che cosa succedeva con quel venticello che percepì nella fronte, neanche noi come lettori l'abbiamo capito. E abbiamo avuto bisogno di una spiegazione e siamo tenuti umilmente a tornare indietro e a riconoscere, ah, non l'avevo capito, da solo non capisco, ho bisogno d'aiuto come Dante ha avuto bisogno della grazia che gli ha inviato Virgilio. In questo modo Dante vuole che facciamo il viaggio con lui. Avete qualche domanda prima che rileggiamo?
Posso dire qualcosa? Sì, prego, Anna. Sarebbe come Virgilio che non subestima Dante, se non che le parla in un modo simbolico. Dante con noi fa lo stesso. Esatto, è come se sarebbe... Virgilio, certo, Virgilio, e lo farà anche Beatrice nel Paradiso, Virgilio e Beatrice non completano mai l'informazione di cui Dante ha bisogno, ma lasciano sempre uno scarto affinché Dante faccia lo sforzo. E come tu hai detto, Anna, Dante fa lo stesso con noi. Sì, questo sarà esplicito, come vedremo, quando leggeremo il canto 17. Lì Virgilio dirà, non ti dico tutto, così poi lo completi tu. Sì. Qualche altro dubbio o commento? Grazie Germán. Io trasmetto come al solito le vostre opinioni a Dante. È lui che dobbiamo ringraziare. Lo rileggiamo allora. Di pari come buoi che vanno a gioco, mandava io con quell'anima carca finché il soffersi il dolce pedagogo. Ma quando disse, lascia lui e varca, che qui è buono con l'ali e coi remi, quantunque può ciascun pinger sua barca, dritto sì come andar vol si rifemmi con la persona, avegna che i pensieri mi rimanessero e chinati e scemi. Io m'era mosso e seguì a volontieri del mio maestro i passi, e amendue già mostravan come eravan leggeri, ed el mi disse, volgi gli occhi in giue, buon ti sarà per tranquillar la via vederlo letto delle piante tue. Come perché di lor memoria sia sopra i sepolti le tombe terragne portan segnato quel che li era pria, onde lì molte volte si ripiagne per la puntura della rimembranza, che solo ai pii dà delle calcagne, si vidio lì, ma di miglior sembianza secondo l'artificio figurato, quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più che altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender dall'un lato. Vedea Briareo fitto dal telo celestial giacer dall'altra parte, grave alla terra per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, armati ancora intorno al padre loro, mirar le membra di giganti sparte. Vedea Nembrota i piedi del gran lavoro quasi smarrito e riguardar le genti che in senar con lui superbi fuoro. Onio, beh, con che occhi dolenti vedea io te segnata in sulla strada tra sette e sette tuoi figlioli spenti. O Saul, come in sulla propria spada qui vi parevi morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada. O folle Aratne, si vedea io te, già mezza ragna triste in sugli stracci dell'opera che mal per te si fe. O Roboam, già non par che minacci tu il tuo segno, ma pien di spavento nel porto un carro senza caldri il cacci. Mostrava ancor lo duro pavimento, come Almeona sua madre fe caro parer lo sventurato adornamento. Mostrava come i figli si gittaro sopra Sennacherib dentro del tempio e come morto lui qui vi lasciaro. Mostrava la ruina e il crudo scempio che fetta miri quando disse a Ciro, sangue si disti e io di sangue tempio. Mostrava come in rotta si fuggiro gli assiri poiché fu morto Loferne e anche le reliquie del martiro. Vedeva Troia in cenere in caverne, o Ilion come te basso e vile mostrava il segno che gli si discerne. Qual di Pennel fu maestro di stile che ritraesse l'ombra i tratti chivi mirar farino un ingegno sottile, morti li morti e vivi parean vivi. Non vide mei di me chi vide il vero, quant'io calcai finché chinato givi.
Or superbite, via col viso altero, figlioli d'Eva, e non chinate il volto, sicché veggiate il vostro mal sentero. Più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più speso, che non stimava l'animo non sciolto, quando colui che sempre innanzi atteso andava cominciò: drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi, vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di reverenze il viso e gli atti adorna, sicché il diletti inviarci in suso, pensa che questo dì mai non ragiona. Io era ben del suo amore illuso, pur di non perder tempo, sicché in quella materia non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella, bianco vestita, nella faccia quale par tremolando la mattutina stella. Le braccia aperte, indi aperse l'ale. Disse: venite, qui son presso i gradi, agevolemente ormai si sale. A questo invito vengono molto radi, o gente umana, per volar sunnata. Perché a poco vento così cavi? Menoccio ve la roccia era tagliata. Qui vi batte l'ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Robaconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si ferma di tate, che era sicuro il quaderno e la doga. Così s'allenta la ripa che cade, quivi ben ratta dall'altro girone, ma quince quindi l'alta pietra rade. Noi volgendo ivi le nostre persone, beati paupere spiritu, voci cantaron sì che non diria sermone. Ai quanto son diverse quelle foci dall'infernale, che quivi per canti s'entra e laggiù per lamenti feroci. Già montavam sopra gli scaglion santi ed esser mi parea troppo più lieve che per lo pian non mi parea davanti. Ond'io, maestro, di qualcosa greve levata sé da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. Rispose: quando i piche son rimasi ancor nel volto tuo presso che spinti saranno come l'un del tutto rasi, fierli tuoi piedi al buon volersi vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser suppinti. Allor feci io come color che vanno con cose in capo non da lor saputa, se non che cenni altrui sospecciar fanno, perché la mano ad accertazza aiuta e cerca e trova e quell'ufficio adempie che non si può fornir per la veduta. E con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise, quel dalle chiavi ammesso tra le tempie, a che guardando il mio duca sorrise. Grazie dell'attenzione, ci vediamo.